comunque e bentornati nelle nostre nuove dirette. Sì, eccomi qua. Allora, vai Sofia. Ciao, sono Sofia. Allora, lo sapevano. Oggi abbiamo deciso di fare questa diretta, un antipastino per il giorno della Befana, quindi l'Epifania. E questa diretta non era programmata, ma abbiamo deciso, visto che è da tanto tempo che non ci vedevamo, di fare una diretta tutti insieme, in per stare insieme. Allora, tutti insieme per stare insieme. Come sono andate queste feste? Allora, diciamo subito un ingrediente. La trippa. Siamo un po' lievitate. Ringraziamo Daniela per questo bellissimo grembiule, Sofia. Daniela da Terni, un bacione. Mua. Allora, cosa facciamo? Oggi facciamo dei lecca lecca salati della Befana. Per l'Epifania. Sì. Di cosa abbiamo bisogno? Vai Sofia. Allora, abbiamo bisogno della porchetta. Cioè io... Buona. Dopo me la rubo. Ecco. Poi della robiola. Va bene anche il Philadelphia? Sì. Delle formine, noi abbiamo questa qui a cerchio, sia zigrinata e normale, e un cuoricino. E pasta sfoglia. Pasta sfoglia. E poi abbiamo bisogno degli stuzzichini, perché come ricordiamo... Vieni. Sì, sì, come ricordiamo sono. I lecca lecca dolci sono con gli stuzzichedenti, con questi sono quelli per gli spiedini, sì, con degli stecchetti, e noi per questi salati utilizzeremo questi qui. Io poi qui ho dei semini, perché lo sapete, a me piacciono i semini, e quindi qualcuno lo mando solo io col semino, così, giusto per decorare, però va bene di tutto. Cosa il ripieno sceglietelo come più vi piace, insomma. Allora, come facciamo? Intanto dobbiamo tagliare le fettine di porchetta. Hai tu? Allora mettiti qua. Ah, io mi sono già preparata la teglia con la carta forno, perché poi come la faccio vedere. Sì, a striscioline. Tagliamo la nostra porchetta a striscioline. Io apro la pasta sfoglia, che l'ho tenuta in frigo, perché altrimenti qui... Allora, se tu mangi, dopo io... come faccio? Che ci metto qua dentro? Ma no, è anche troppa. Sì, beh, certo. Allora, aspetta che adesso litigo un po' con la pasta sfoglia, Litighiamo? No, dai. Dai, siamo stati così buoni a Natale. A Natale iniziamo poi l'anno. Senza litigare. Dai. Che già ho fatto uno scaccio con la pellicola, quindi se ti ci metti pure. Sì. No. Allora, io vado a tagliare delle formine tonde e delle formine a cuore. Allora, nel frigo ho un altro quadrato, un rettangolo di pasta sfoglia, perché cosa dobbiamo fare? No, non mi ha tagliato. Buongiorno, siamo nel 2022, vi siete un po' impoltriti voi? Sì, le formine allora, sono rimaste al 2019 secondo me. Allora, facciamo le formine così, una tonda e una a cuoricino. Più cuoricini però. Cuoricino. Allora, poi dobbiamo sempre considerarne il doppio, Sofia, quindi sì, sì. Due cerchietti e due cuoricini, perché poi andremo a chiudere questi lecca-lecca. Sia sopra che sotto, cioè, naturalmente. Deve essere ripieno, allora io l'ho appoggiata così. Se no ripieno diventa il doppio. Allora, mettiamo un po' di robiola, così. E la stendiamo. Ok, io ho tagliato la porchetta. Sì. Bravissima. C'è un profumo che veramente, che se gli scienziati inventassero una tecnologia avanzata per far sentire le persone che sono a casa, quindi al di fuori dello schermo, ecco, dall'altra parte dello schermo. Vai, metti la porchetta, io taglio un altro cuoricino. L'odore sarebbe veramente magnifico, veramente. Far sentire l'odore. Ah, però non ho fatto una cosa. Allora, cari amici, prendete questo qui. Un stuzzicadenti, non è tutto. E dobbiamo metterlo così. Fare un solchetto, un piccolo solco. Perché poi dopo. Olè! Anche la teglia adesso mi fa gli scherzi. Io sono qui. Sono qui. Faccio un altro cerchietto. Io faccio il ripieno. E un altro cuoricino. Cuoricino. Ok, allora, aspetta, che arrivo. E andiamo a coprire, allora facciamo vedere bene a casa, altrimenti non so se mi sono spiegata bene. Allora, una volta fatto il cuoricino e il cerchietto, andiamo a farcire con la robiola, la porchetta, il prosciutto cotto, il prosciutto crudo, quello che più mi piace. Questa. Poi copriamo, mettiamo come si chiama? Lo stecchetto. Lo stecchetto, quello per fare lo spiedino. E lo stacchetto. Lo stacchetto, dopo lo facciamo noi lo stacchetto. E poi andiamo a sigillare. Con il nostro manile. Così. Prendiamo il cerchietto, Ti aiuto. Grazie, amore. Allora, è tipo come il lecca lecca, sì. Quelli di Masha e Orso, quelle le puntate che vedevo io. Il lecca lecca di Masha e Orso, che Masha
Mangiava? Golosona. Degustava. Golosona, sì sì. Io poi farei qualche taglietto sopra, perché così abbiamo lo spiffero. Io lo chiamo lo spiffero. D'aria. Ho detto anche il camino. Si diamo bene. Si diamo bene con i polpastrelli. Ok, ci serve... Ne faccio un altro. Sì, 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 sì. Poi questi qui li possiamo spennellare con un po' d'uovo o anche un po' d'acqua. Io prenderò un po' d'acqua in questo caso perché li voglio un po' più leggeri. E cosa facciamo? Prendo una tazzina. Anche gli spinaci, certo, si possono mettere anche gli spinaci. Certo. Leggiamo i nostri amici. Sì. Un bacio e un abbraccio a tutti. Allora, io cosa faccio? Mi piace il mio cuore. Mamma. È un po' storto. Come mai? Direi proprio di sì. Anche lui ha mangiato tanto. E io metto qualche semino. Aspetta, vedo io, Sofia, se no un altro cuore così non riesco a farlo. Allora, diciamo che io i cuori li riesco a fare meglio sulla carta. Guarda che c'ho qui, c'ho anche le noccioline. Le noccioline? No, sì, muovo le noccioline. Ah. Sì, 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 sì. Ora. E un altro con il semino. Guarda, ci faremo la dieta. Semino così. Io vado a tagliare e tu farcisci. Facciamo così, ci dividiamo il lavoro. Dai, su. Ora come facciamo con questo qua? Ok. Non lo so. Scorri un po' un attimo sui commenti. Sì, eccomi qua. Allora, salutiamo tutti. Serena, auguri. Patrizia, Carmela, Barbara, Sonia, Barbara, Patrizia. No, leggo sempre gli stessi. Allora, Carmela... Serena, Carmela, Patrizia, buon anno, buon anno, buon anno. Che silenzio. Adriana. Ciao a tutti, amici. Benvenuti. Okay, mamma, mi servono altre formine. Eccomi qua, arrivo. Sono pronta. Io direi che queste formine è proprio eccezionale. Sofia ha già iniziato a mangiare, immaginate voi. Ci arriveranno cotti? Non lo so. No, arriveranno a papà, questa è la domanda, questo è l'emblema. Questo è essere o non essere. Qual è il problema? Va bene. Okay. Adesso io come faccio a tagliare quel cuore che hai fatto tu? Appunto, quello che hai detto. È un cuore un po'... Come si questo facciamo un'eccezione. Stilizzato. Per il cuore che ho fatto io lo lasciamo così senza... Ma no, si fa. Aspetta. Adesso cerchiamo di allungarlo. Come hai fatto così? Carino. Mi è venuto male. Mamma mia. Vado, Che bello. Questo è il cuoricino stilizzato di Sofia. Beh, stilizzato. Tanto qui si mangia tutto, Sì, okay. Si mangia anche. Non scherzi. Non scherziamo un po'. Per la cena dell'Epifania o anche il pranzo. Perché non oggi mangiarlo? Secondo me io direi che non ci arrivano all'Epifania. No. Mi devo spiegare anche a fare le foto, così le metto sul sito. Vi ricordo anche che dopo assaggerò, farò la merenda, che io non ho ancora fatto la merenda. Io non ho ancora preso il caffè, voi l'avete preso, amici? Però in verità io la faccio tra un'ora la merenda perché ora devo assaggiare. Certo. Allora, su Instagram, @pignatina, vi farò vedere come mangerò, come se saranno buoni, di sicuro saranno buoni, che voto darò. Poi andate a vedere anche su @tinapigna su TikTok, @tinapigna, per il mio nuovo video, il nostro nuovo video. Sì. Per vedere. Speciale. Sì, vediamo solo un indizio. Speciale. Ah, non ho messo questo. Aspetta. Lo mettiamo subito. Vai, cerca di... Dov'è? Eccolo. Speciale. Yeah. Ok. Allora, diciamo che le lecca di Sofia sono molto abbondanti. Molto. Però saranno buoni al morso. Certo. Poi io già immagino, no? Se noi facciamo qualche... Questi... Qualche taglietto. Questi, come si chiamano? Semi? Come diventeranno? Croccanti. Croccanti, buoni, saporiti. Ne volevo prendere uno, ma non mi... No. Facciamo così, perché altrimenti poi... Ecco qui, un'idea per l'antipasto dell'Epifania. Poi questi si mangiano così. Pasta sfoglia, poi porchetta,
un po' di robiola, qualche semino. Che ti ho detto che era avanzata? Ecco, adesso Sofia si fa vedere. Poi abbiamo i ritaglini, Allora, con questi ritaglini, come vi dico sempre anche in diretta, non dobbiamo buttare nulla, perché li possiamo tagliare e facciamo dei salatini. Li spennelliamo con l'olio dell'uovo oppure dell'acqua, mettiamo qualche semino, ma se non ti piace il semino possiamo mettere anche curcuma, paprika, spezie a vostro piacere, pepe. E facciamo dei gustosissimi salatini di pasta sfoglia con i ritagli della pasta sfoglia, quindi non buttiamo niente. Grazie per le 100 stelle, Sabrina, grazie. Ma grazie, un bacione, grazie. Questi qui andranno in forno a anche 200 gradi, perché la pasta sfoglia vuole abbastanza calore, 200 gradi per circa un quarto d'ora. Poi devono dorare e gonfiarsi, ok? Allora, se questa ricetta vi è piaciuta, domani la scriverò anche sul sito, e vi auguriamo una buona Epifania, un braccio a tutti, quattro, perché ci sono anche quelle di Sofia, un bacione, e ci vediamo sulle stories. Buona Epifania e buon anno, buon 2022! Alla prossima diretta, no? Yeah! Il prossimo TikTok e i prossimi video.